È un grandissimo piacere essere qui a Padova, dove ho passato 4 anni molto intensi, ma bellissimi, devo dire, che ricordo ancora con gioia, tranne il primo, perché ho cominciato l'università qui in ritardo e quindi la mia prima lezione di analisi fu un disastro a gennaio, non capivo niente e quindi ho fatto il primo anno da autodidatta. Però poi sono riuscito a laurearmi in meno di 4 anni lo stesso, ma gli ultimi 2 o 3 anni sono stati una gioia perché veramente ho potuto frequentare, essere insieme ai miei compagni e ho studiato molto di più di quello che era necessario perché proprio mi piaceva studiare. Bene, io sono qui, sto vivendo la mia quarta vita. La mia prima vita è stata la vita iniziata a Vicenza, con la mia nascita, la mia educazione, le prime esperienze lavorative e un po' mi è stata raccontata dalla prolettrice. La seconda vita è iniziata nel 68 con la mia andata in California lavorando nell'R&D della Fairchild Semiconductor, che è la ditta che ha creato veramente anche un po' della cultura della Silicon Valley, cultura imprenditoriale della Silicon Valley, una ditta che ha inventato il circuito integrato nel 62. Tra l'altro l'inventore era uno svizzero, un ingegnere svizzero, Jean Hernie, il quale ha inventato questa speciale tecnologia per creare molti transistori allo stesso tempo in una fetta di silicio e lì alla Fairchild ho sviluppato la tecnologia MOS Silicon Gate, che è quella che poi ha permesso di fare il microprocessore, le memorie non volatili e così via, tutti i circuiti integrati importanti che sono seguiti. Sono dovuti a questa tecnologia che io ho fatto quando avevo 26 anni alla Fairchild, quindi questo è l'inizio della mia seconda vita, una vita di inventore e di ricercatore. Poi ho fatto i primi 4 microprocessori dell'Intel, tra 4004, l'8008, l'8080 e la 4040 e molti altri circuiti integrati nei 5 anni che ho lavorato all'Intel, però l'Intel era una ditta che voleva fare microprocessori per vendere memorie, quindi non aveva ancora capito l'importanza dei microprocessori e ho dovuto lottare veramente per questi anni per fargli capire l'importanza dei microprocessori. Poi mi sono stufato, ho detto vabbè, adesso faccio partire la mia ditta dedicata interamente ai microprocessori perché se devo lottare dentro e fuori è un po' troppo. E quindi ho creato la mia prima azienda, la Zilog, e così è iniziata la mia terza vita. Alla Zilog ho sviluppato la Z80, la Z8, microprocessori di grande successo che sono ancora in produzione oggi, più di 40 anni dopo la loro introduzione. Naturalmente mi è venuto il bug, come si dice da noi, il virus dell'imprenditore, del serial entrepreneur, come si dice da noi, cioè l'imprenditore seriale che non si accontenta di una ditta. Tra l'altro io non sono la persona che ama condurre una ditta quando è diventata grande, quando è grossa, che diventa un problema puramente gestionale. A me piace creare nuovi prodotti, portarli nel mercato. Una volta che hanno successo mi stufo di dover gestire una ditta e quindi assumo il nuovo CEO, mi do un calcio upstairs, come si dice, e divento chairman e lì posso pensare che diavoleria pensare successiva e quindi dopo la Zilog ho fondato la Signet Technology nel campo delle telecomunicazioni personali, un precursore se vogliamo dell'iPhone e anche se non era un iPhone, era un aggeggio che si attaccava al personal computer IBM e creava un environment di telecomunicazioni insieme al computer. E
E poi ho fondato la Synaptics. La Synaptics, volevo fare alla Synaptics dei chip che imparano da soli. La Synaptics, partita nell'86, era una ditta che voleva fare ricerca nel campo delle reti neurali, che allora erano considerate delle cose stupide da fare, perché i saggi dell'intelligenza artificiale stavano seguendo l'idea dei sistemi esperti, l'idea dei top-down programming, cioè della programmazione dall'alto al basso, mentre le reti neurali era l'inizio di una idea che era già partita negli anni, fine anni 50, che però non aveva mai dato frutti finora, e che partiva invece dal basso all'alto, cioè mandando dei dati a queste reti speciali neurali, le correlazioni inerenti ai dati venivano catturate da queste strutture fisiche e la rete imparava da sola. Quindi ecco che il computer poteva diventare un qualcosa che poteva imparare da solo. A quel tempo mi sono interessato di biologia, di neuroscienza, perché ovviamente sono soggetti che non ho mai studiato a scuola, tranne nelle scuole medie e superiori, ma la biologia che ho fatto io era elementarissima. E quindi per 4 o 5 anni ho studiato per conto mio biologia e neuroscienza per capire un po' come funziona il cervello. A un certo punto mi sono chiesto, ma la consapevolezza, come funziona? Uno studia sti libri e la parola coscienza non è mai usata. Libri di neuroscienza, la parola consapevolezza non è mai usata. Naturalmente adesso io parlo di libri dell'86, adesso si comincia a parlare anche di coscienza, ma allora la parola coscienza era tabù. Perché? Perché dal punto di vista del fisicalista la mente è quello che fa il cervello. Dal punto di vista materialistico il cervello ha tutto dentro, quindi ovviamente se noi partiamo dal punto di vista che tutto è materia, è ovvio che il cervello deve avere la consapevolezza che scaturisce in qualche modo dalla materia. Quindi la consapevolezza, per quei pochi che ne parlavano a quel tempo, veniva considerata una proprietà emergente di un sistema complesso. Ed era l'unico modo in cui veniva spiegata, ma questa non è una spiegazione, è una pseudo spiegazione, perché è come dire che esce dal cappello di un mago, no, cioè come proprietà emergente di un sistema complesso, vabbè, ma la coscienza è un qualcosa che qualitativamente è fondamentalmente diversa da una proprietà fisica, come la proprietà emergente della temperatura e la proprietà emergente di molecole che si urtano tra di loro, no? Però quella è una proprietà, cioè la temperatura che cos'è? La dico, è una proprietà emergente di molecole che si scontrano ed è sarebbe l'energia media, cinetica media di queste molecole, ma questa è una proprietà fisica, si può anche misurare fisicamente, ma come si fa a dire che la consapevolezza è una proprietà della materia se ha delle caratteristiche non materiali, fondamentalmente non materiali? Quindi io mi sono interessato di queste cose e mi sono detto, siccome a quel tempo pensavo che la consapevolezza, anch'io, visto che ho studiato fisica, mi ero convinto che tutto quello che esiste è materia, e la consapevolezza deve essere una proprietà emergente, anch'io, anche se non capivo la spiegazione, però mi sono detto, vabbè, se è così, io devo riuscire a creare un computer che è consapevole, perché se tutto viene dalla materia, da un sistema complesso che può imparare con le reti neurali e un computer, perché no? E mi sono messo a pensare, riuscirò o no a fare un computer consapevole? Quindi mi sono dato da fare, naturalmente era un progetto, diciamo, personale, non era un progetto finanziato dai finanziatori della ditta, però dedicavo un 10-15% del mio tempo e per 2-3 anni ho cercato di capire come funzionava questa storia. Più ci pensavo e più impossibile la cosa era per me, come per gli altri, peraltro.
ho capito subito che la differenza fondamentale tra la consapevolezza e la macchina è il fatto che noi abbiamo sensazioni e sentimenti. Per esempio, se io annuso una rosa, i segnali elettrici dei sensori molecolari che abbiamo nell'epitelio nasale, che vengono poi processati, elaborati dalla corteccia entorhinal, non so neanche come si dica in italiano, entorinale forse, comunque la corteccia cerebrale che è dedicata all'odore, questi segnali elettrici vengono trasformati in un gruppo di segnali elettrici finali che però noi percepiamo come l'odore della rosa, ma i segnali elettrici non hanno odore. Quindi da dove viene l'odore della rosa? Da dove viene il sapore del vino? Viene dai segnali elettrici prodotti dalle papille gustative, dall'area del cervello che elabora questi segnali elettrici? No, ovviamente no. Come facciamo a dare sensazioni e sentimenti a un computer? E più ci pensavo e più impossibile era il problema. Allora ho deciso che dovevo assolutamente esplorare la natura della consapevolezza, e l'unico esempio di consapevolezza che avevo e che ho è la mia consapevolezza, perché io so che sono consapevole, non so se il mio amico seduto davanti è consapevole, però so di esserlo io. E lui naturalmente sa di essere consapevole, ma non sa se io sono consapevole. Noi non sappiamo se conosciamo perché abbiamo coscienza. Potremmo essere delle macchine, in realtà. Perché la consapevolezza è un'esperienza in prima persona. La scienza fa scienza in terza persona, esamina, fa un foro nel cervello, ci guarda dentro, oppure riceve segnali elettrici attraverso varie forme dal cervello, lo guarda in terza persona, ma la persona, quello che riceve sono segnali elettrici o segnali magnetici di altra natura, ma noi abbiamo, come ho detto, sensazioni e sentimenti, noi la consapevolezza la sperimentiamo in prima persona. E quindi ho fatto ho fatto delle scuole speciali, ho seguito corsi speciali, eccetera, e soprattutto la cosa che mi ha veramente dato la spinta è stata un'esperienza speciale che ho avuto, dovuta secondo me al fatto che ero molto intenso a cercare di capire cos'era la consapevolezza, dove ho avuto un'esperienza che mi ha fatto vedere il mondo come parte di me. Io ero il mondo, ma anche l'osservatore del mondo. Quindi questa esperienza mi ha detto che la consapevolezza ha delle proprietà che vanno molto, molto al di là di quelle che sono le esperienze ordinarie di consapevolezza. Allora, seguendo questa strada, ho capito e ho avuto moltissime altre esperienze straordinarie che mi hanno rivelato, attraverso queste esperienze di prima persona, che la consapevolezza è ricchissima. Uno può addirittura la consapevolezza può anche uscire dal corpo. Ci sono molti esempi di gente che ha riportato queste cose, quindi non è una cosa straordinaria, è una cosa che succede abbastanza spesso, però raramente le persone ne parlano perché vengono considerate dei pazzi. No, invece no, io ne parlo perché è successo e non ho preso droghe, sono cose spontanee che sono successe, e quindi sono cose che abbiamo tutti e che sono cose straordinarie, che aprono una visione sulla realtà che normalmente non abbiamo quando crediamo di essere semplicemente delle macchine, come ci fanno credere molti scienziati, non tutti. Quindi attraverso questo percorso il problema è diventato ancora più complesso, perché devo spiegare anche queste esperienze straordinarie. Com'è possibile spiegare queste esperienze che
non, sono al di fuori di quello che è proprio il modo di concepire la realtà della scienza. Ed è stato così che nel giro di, dopo 20 anni più o meno, di questo lavoro personale, tra l'altro negli ultimi 15 anni, i primi 15 anni di questo lavoro, io gestivo la Synaptics, che era una ditta di grande successo, però dedicavo un 40% del mio tempo a questo studio personale sulla consapevolezza, quindi ero molto impegnato sia fuori che dentro. Quindi quella che chiamo la mia quarta vita, la terza vita essendo quella dell'imprenditore, la mia quarta vita è iniziata mentre vivevo la mia terza vita, quindi ho condotto per una 20 anni, ho avuto una doppia vita, ho avuto una vita che era rivolta all'interno di me e una vita che era rivolta all'esterno di me. Peraltro, se noi guardiamo noi stessi, sappiamo che abbiamo due mondi. Abbiamo un mondo interno che è fatto di sensazioni, sentimenti, emozioni, pensieri, sentimenti spirituali, quando ci sentiamo connessi con una realtà che è più grande di noi. Questa è la realtà che abbiamo dentro. E poi c'è la realtà fuori, la realtà fatta di persone, oggetti, il mondo fisico. Però se pensiamo un attimo, il mondo fisico lo portiamo dentro di noi attraverso i sensi. Lo riduciamo a sentimenti e sensazioni che poi proiettiamo in qualche modo fuori di noi, ma in realtà il mondo che esiste lì fuori è dentro di noi, l'abbiamo creato noi. Di fatto, se noi perdiamo la coscienza, perdiamo sia il mondo interno che il mondo esterno, tutto di colpo. Non è che possiamo chiudere uno o l'altro. Se chiudiamo il mondo interno, chiudiamo anche quello esterno. Possiamo invece mantenere il mondo interno e il mondo esterno può svanire. Quindi qual è la realtà più vera? È quella interna o quella esterna? Allora, queste sono domande, non sono risposte, sono domande. A un certo punto mi sono convinto che la consapevolezza, la coscienza, deve essere una proprietà fondamentale di quella energia, chiamiamola come vogliamo, di quella sostanza di cui tutto è fatto. La fisica ci dice che l'universo è scaturito da una spontaneamente da quello che si chiama il vuoto quantico, da una specie di piccolo disturbo del vuoto quantico. Va bene, e nella sua esplosione da questa neanche particella, da questo punto, diciamo, di uscita, espandendosi ha creato spazio, tempo, materia e energia. Quindi spazio, tempo, materia e energia sono state create insieme da questa struttura, questa disturbo del vuoto quantico. Quindi vuoto quantico è come il cappello del mago da cui esce un universo. Allora mi sono chiesto, ma perché questa sostanza non può essere consapevole? Cosa vuol dire consapevolezza? Consapevolezza vuol dire che questa energia di cui tutto è fatto, questa sostanza, io la chiamo oggi, la chiamo nous. Nous in greco vuol dire mente, o vuol dire anche puro intelletto. Questo nous, che cos'è? Deve essere un qualcosa che, come proprietà ancora più importante di spazio, tempo, materia, energia, deve avere la proprietà di autoriflessione, deve avere la proprietà che ha la capacità di comprendere se stesso, di percepire e comprendere se stesso, come energia. Ecco quindi che se partiamo con questa idea che la capacità di comprendere, non la comprensione viene dopo, ma la capacità di comprendere deve venire prima della comprensione. Se questa capacità di comprendere
esiste già, infieri in questa energia di cui l'universo è scaturito, ecco che possiamo partire come con la coscienza o la consapevolezza come una proprietà ancora più fondamentale dello spazio, tempo, materia e energia. E possiamo spiegare perché esista il mondo interno e il mondo esterno, perché il mondo interno è questa capacità di autoriflessione e il mondo esterno è la riflessione che risulta da questa capacità di autoriflessione. Quindi con questa idea sono partito e ho cominciato e ho deciso poi di fondare una fondazione, perché oggi il materialismo è sovrano, il fisicalismo è sovrano. Se un ricercatore, un professore universitario che ha un'idea simile a questa che ho appena esposto volesse fare ricerca in questa direzione, nessuno gli dà i soldi, perché tutti sanno che tutto è materia, quindi che cazzata è che mi dici? Quindi c'è questa attitudine, va bene, nel mondo, che una cosa così non si può studiare, perché è assolutamente proibito, è un dogma che tutto è materiale. E allora io ho deciso di fondare una fondazione che dà i soldi a questi bravi professori di università americane. Tra l'altro in America sono forse ancora più chiusi che non in Italia a questo livello, sono ancora più formali e ci sono, come dire, i guardiani della scienza che non permettono che articoli che parlano di queste cose vengano pubblicati in molte delle riviste di prestigio. E quindi ho deciso di fondare, di creare questa fondazione in modo da dare supporto monetario a chi vuole fare ricerca in questa direzione. E ho creato anche una cattedra di fisica dell'informazione all'Università di Santa Cruz, UC Santa Cruz, che è una delle top a livello della cosmologia e dell'astrofisica nel mondo. La fondazione dà supporto alla UC Irvine, c'è cioè un gruppo dove il professor Don Hoffman è a capo di questo gruppo, è un scienziato cognitivo ma anche con un background di matematica, come matematico, e poi all'Università di Chapman, che hanno un grosso centro di meccanica quantistica, dove c'è il professor Aronov e altri, per cui sto creando una struttura e una naturalmente informale dove cerchiamo di creare una teoria della realtà, un modello della realtà che poi deve essere matematicizzato, dove la fisica parte da principi cognitivi invece che da principi materialistici. Perché, no, perché partendo dai principi materialistici abbiamo cancellato l'anima, l'abbiamo cancellata, l'abbiamo gettata via e dichiarata off limits, senza nessuna ragione di farlo, perché sappiamo che abbiamo un mondo interiore, abbiamo dentro di noi un mondo interiore che non può essere cancellato così facilmente. Come facciamo a buttare via il mondo interiore che è la coscienza, che è quella che dà significato alla nostra vita, la buttiamo via e diciamo che dovuta è a particelle che si scontrano tra di loro? Ma siamo matti? Ma vogliamo essere macchine? E allora cosa succede? Succede che succedono fenomeni come in California, no, nella Silicon Valley, dove c'è la Singularity University, dove ci sono i predicatori della Singularity University che ci raccontano che fra 35 anni, forse 37 anni, va bene, riusciremo a scaricare la nostra consapevolezza e la nostra esperienza in un computer e vivere per sempre. Ma ci sono milioni di persone che credono a queste stupidaggini. Milioni di persone, scienziati, gente che dovrebbe avere la testa a posto. Questo sta succedendo, va bene? E se stiamo a guardare questa gente che ha autorità, perché ha l'autorità della scienza, dell'ingegneria, eccetera, ci raccontano che questi robot fra 40 anni saranno più capaci di noi e praticamente l'umanità è da buttare via perché i robot sono molto meglio di noi e supereranno l'uomo e magari lo distruggeranno, quello non 40 anni, magari fra 200 anni.
quindi abbiamo altri 200 anni di vita. Ma vogliamo credere queste cose o no? Ma siccome la scienza si basa su verifica sperimentale, va bene, e si basa su un ragionare logico e non su dogmi, bisogna, se io ho ragione perché basandomi sulla scienza dimostro agli scienziati che quello che credono sono dogmi. Cioè devo farlo esattamente allo stesso modo come fanno scienza loro. E per questo sto, attraverso la fondazione e attraverso anche il mio lavoro personale, sto cercando di cambiare da così a così un dogma che dice che la coscienza è prodotta solo e soltanto dal cervello. Mi sembra che sarebbe una cosa utile saperlo, visto che se non è così, la coscienza è immortale e quindi la nostra immortalità è garantita dal fatto che la coscienza non è materia. La coscienza produce la materia, è esattamente l'opposto che dice la scienza. La scienza dice che la materia produce la consapevolezza. Il mio modello, se è vero, dice l'opposto, dice che la materia è prodotta dalla consapevolezza. E che cosa se ne fa la coscienza della materia? La usa come simboli. Il mondo fisico è semplicemente un linguaggio, è un linguaggio di sé, coscienti che comunicano tra di loro. Perché la meccanica quantistica è probabilistica? Esattamente come è probabilistica l'informazione. Se io prendo un libro e lo apro e guardo i simboli, io posso, conoscendo la teoria dell'informazione, posso prevedere la probabilità che ci sia una E o una P o una D dopo una A e così via. Quindi probabilisticamente io posso assolutamente dimostrare che il libro segue leggi probabilistiche. Ma il significato del libro non è nei simboli. Il significato del libro lo mettiamo noi, è la nostra coscienza che dà il significato al libro. Quindi, la materia, comportandosi probabilisticamente, dà una dimostrazione non finale e non, non ancora ultima dimostrazione, ma dà un'indicazione molto chiara che la materia a livello quantico si comporta esattamente come informazione, perché si comporta probabilisticamente e quindi la materia è molto, molto, molto possibile che sono simboli che la consapevolezza usa per comunicare con altre consapevolezze. Di fatto, chi mette il... Io, in altre parole, il libero arbitrio è la mia capacità di scrivere un libro il cui significato è interamente creato da me. Il mio libro obbedirà le regole del linguaggio, quindi le regole dell'informazione. Assolutamente. Il mio libro, se uno lo guarda come struttura simbolica, sarà esattamente, obbedirà alle regole della fisica del libro. Ma il significato è imprevedibile, il significato che io voglio dare al libro. Il libro che io scriverò fra 10 anni, che non so ancora quale libro sarà, va bene, sono sicuro che obbedirà alle leggi della fisica del libro. Però il significato è quello che conta. E quello è libero. Il libero arbitrio è nel significato, non è nelle strutture fisiche.